Due uomini e una donna sono entrati in una gioielleria a Ragusa e hanno portato via un bottino da 6.000 euro. La polizia di Stato ha portato in carcere Pietro Dairaia, di 41 anni, mentre ha dato esecuzione a due misure cautelari ai domiciliari per Salvatore Laurendino, di 60 anni, e Lucia Pancari, di 41 anni, per furti con destrezza ad una gioielleria di Ragusa. Il furto è avvenuto nel periodo di Natale 2018. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la coppia avrebbe distratto il gioielliere ed il terzo si sarebbe impossessato dei gioielli. I poliziotti hanno esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e sono riusciti ad individuare i tre. Le indagini hanno avuto inizio nel periodo di Natale 2018, in quanto i tre delinquenti avevano fatto più volte visita alla gioielleria con la scusa di acquistare dei monili in oro come regalo. I tre sono entrati nella gioielleria con la scusa di fare un regalo di Natale. Poi i tre, residenti a Ragusa, dopo aver conquistato la fiducia del titolare di una gioielleria del centro storico di Ragusa, fingendosi clienti abituali, hanno messo a segno il furto. Una volta usciti dalla gioielleria, i tre sono fuggiti.